Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che, come negli ultimi giorni, riguarderà prevalentemente il sisma che ha colpito il centro Italia. Sono 267 fino a questo momento le vittime accertate, anche se, come abbiamo sempre ripetuto, è un numero destinato probabilmente purtroppo a salire. 387 sono i feriti, ci sono state altre scosse, quasi 1000 repliche dalla prima delle 3:36 di mercoledì notte, l'ultima più forte in ordine di tempo intorno alle 6:30 di questa mattina, 4.8 di magnitudo, sempre nei pressi di Amatrice in provincia di Rieti. Intanto è stato fissato per domani alle 13 nella sede del comune di Ascoli Piceno un incontro fra i presidenti dei consigli regionali di Marche, Lazio, Umbria e anche dell'Abruzzo. Ci sarà Giuseppe Di Pancrazio per individuare le azioni comuni di competenza delle assemblee legislative da intraprendere nei prossimi mesi, e domani ovviamente sempre ad Ascoli ci saranno i funerali solenni delle vittime del terremoto del comune di Arquata del Tronto. Le esequie saranno celebrate dal vescovo Monsignor Giovanni D'Ercole nella palestra adiacente all'ospedale Mazzoni, alla presenza delle massime autorità dello Stato. Si svolgeranno intorno alle 11:30. Lo rende noto Palazzo Chigi. In concomitanza con il rito, il Presidente del Consiglio ha proclamato una giornata di lutto nazionale con l'esposizione, come accade in questi casi, delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici dell'intero territorio italiano. E dunque dopo le esequie ci sarà questo incontro fra i presidenti dei consigli regionali, ci saranno anche il presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, il coordinatore nazionale della conferenza dei presidenti dei consigli regionali italiani e il presidente del consiglio regionale del Friuli. Ma come detto, l'ultima conferenza stampa della Protezione Civile, che ha fatto un po' il punto della situazione. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Titti Postiglione, direttore dell'ufficio emergenze della Protezione Civile, che ha parlato qualche minuto fa. Rispetto all'identificazione delle vittime, quindi ai nomi dei deceduti, sappiamo già che ieri sera la prefettura di Ascoli ha pubblicato la lista dei 46, la prefettura di Rieti sta completando alcuni controlli e a breve dovrebbe pubblicare la lista che stiamo aspettando. Per quello che riguarda i feriti, il numero complessivo di feriti ospedalizzati è 387. Stiamo parlando di ospedali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio. Significa che sono feriti passati dagli ospedali, ma molti sono stati dimessi. Quindi il lavoro adesso che stiamo facendo è di verificare quanti sono ancora attualmente ricoverati. Quindi il dato che vi do è un dato complessivo di chi dall'inizio della gestione dei feriti è stato ospedalizzato. Complessivamente la popolazione che ha usufruito di questa disponibilità è pari a circa 2100, chiaramente unità più, unità meno, ma questo è il numero, a fronte di una disponibilità complessiva di 3500 posti già immediatamente disponibili, quindi 3500 posti letto disponibili sempre nelle stesse aree, 2100 quelli effettivamente utilizzati. Direi che complessivamente queste sono le informazioni aggiornate, a cui si aggiunge quello che dovreste già conoscere, e cioè l'esito dello stato del Consiglio dei Ministri di ieri sera, con cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza per questo sisma dell'Italia centrale.
immediatamente dopo il sisma c'è stato un provvedimento d'urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato uno stato di grave compromissione di vita e che quindi ci ha consentito immediatamente di operare come un'emergenza nazionale, ma ieri il Consiglio dei Ministri ha invece dichiarato nelle modalità classiche lo stato di emergenza. Durante a valle del Consiglio dei Ministri sapete che il Presidente ha annunciato che verrà proclamato anche lutto nazionale in corrispondenza, in concomitanza poi dei funerali, così come invece il Ministero dell'Economia e delle Finanze è al lavoro per adottare quel decreto che consente il differimento dei tributi nei comuni che sono stati interessati dall'evento. Per analizzare il fenomeno sismico anche in queste ultime ore, noi abbiamo in collegamento telefonico il geologo Paolo Di Marcantonio, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio a lei. Sentiamo delle sirene perché lei si trova ad Amatrice e dunque non le chiediamo qual è ovviamente la situazione del comune reatino, perché insomma le immagini che abbiamo imparato purtroppo a conoscere sono emblematiche, ma partiamo un po' da questo sciame sismico che non accenna a terminare. Ci sono state quasi 1000 repliche dalle 3.36 di mercoledì, l'ultima questa mattina alle 6.28 minuti, 4.8 di magnitudo, 10 chilometri, 11 chilometri quasi di profondità, ma è un fenomeno normale innanzitutto? Ma sì, diciamo che è un fenomeno normale, non c'è una casistica unica e ripetibile. Ogni terremoto ha le sue caratteristiche, si tratta di fenomeni complessi che ogni volta interessano strutture diverse, più strutture contemporaneamente, quindi non possiamo far riferimento a un qualcosa di standard, ogni fenomeno è a sé stante. Quello dell'Aquila ha avuto una lunga preparazione, questo invece è partito con il primo evento più forte degli altri e sta seguendo con uno sciame molto lungo. Qualsiasi cosa diciamo è speculazione pura, insomma, non siamo così... non abbiamo conoscenze così forti, approfondite del meccanismo dei terremoti per poter fare stima. È anche difficile ipotizzare, mi perdoni, quando si attenuerà questo sciame sismico, giusto? Il discorso è lo stesso, sì, non possiamo fare nessun tipo di speculazione. Noi facciamo delle valutazioni sulla base delle dimensioni della faglia, per cui una faglia di una certa lunghezza ipotizziamo che carichi una certa quantità di energia e quindi quando poi si muove scarica questa energia, però sono calcoli matematici che non sempre poi vengono confermati dai fatti, insomma. A proposito di faglia, sugli organi di stampa questa mattina sono uscite anche le parole dell'esperto Antonio Moretti, che parla, per tornare al discorso più propriamente abruzzese, della Valle Peligna e della faglia sul Monte Morrone, la più grande d'Italia, ha detto Antonio Moretti, e che secondo l'esperto prima o poi si attiverà. Ecco, per rimanere all'Abruzzo, noi possiamo temere qualcosa a stretto giro? Dobbiamo temere? Quanto possiamo temere? Allora, la faglia del Morrone, come dice Moretti, è una faglia di grandi dimensioni che dai calcoli a cui accennavo prima dovrebbe aver esaurito la sua ricarica, cioè si è caricata, quindi da un momento all'altro può dare una rottura elastica. Però questo da un momento all'altro va riferito sempre ai tempi geologici. Si stima che questa faglia abbia un tempo di ricarica di circa 2000 anni. Dalle analisi storiche ci dicono che probabilmente un terremoto del primo secolo d.C. è attribuibile a questa faglia, per cui i 2000 anni sono grosso modo terminati. Quindi da un momento all'altro potrebbe esserci questa scossa, ma potrebbe anche non esserci o aspettare 100 anni o 80 anni. Si fa sempre riferimento a calcoli, come dicevo prima,
matematici, numerici, che non possono tenere conto di tutte le infinite variabili che ci sono in un meccanismo così complesso come quello della fagliazione. E poi ci dobbiamo sempre ricordare che si parla di tempi geologici e non umani, quindi un breve tempo può essere 50 anni o 80, rispetto alla nostra vita può essere capitarci dentro o non capitarci dentro, quindi sono, non abbiamo certezze. Certamente è una faglia che ha una pericolosità molto elevata, ha un potenziale di attivazione molto alto, questo sicuramente. Diciamo che in questo senso bisogna fare una differenza tra il nostro tempo, quello umano, e quello delle ere geologiche. Forse in questo senso potrebbe la paura essere motivata, sì, ma non a stretto giro. Sì, però c'è da fare anche un altro discorso. Qui bisogna necessariamente aprire anche un discorso che si ricollega anche al terremoto, purtroppo, di Amatrice. Con la consapevolezza di quello che ho appena detto, che c'è una elevata potenzialità che accada un terremoto a Sulmona, così come è successo adesso a Amatrice o può succedere da altre parti. Cosa si fa in Italia? Abbiamo visto, io ho appena visto caserme dei carabinieri completamente inagibili, ridotte malissimo, ospedale crollato e via dicendo. Cosa si è fatto anche a Sulmona? Chiediamoci questo, chiediamolo anche agli amministratori locali, chiediamogli di prendersi la responsabilità del ruolo che ricoprono. Io penso che in Italia, se non facciamo questo salto di qualità, di assumerci la responsabilità dei nostri ruoli, anche con azioni forti, eclatanti, rimarremo sempre in questa situazione tristissima di continuare anche a contare morti, veramente morti per la stupidità umana, veramente, non per cataclismi. Essere qui ad Amatrice veramente colpisce, una volta che si è acquisita questa consapevolezza, colpisce veramente troppo. Anche se poi, insomma, abbiamo tutti negli occhi le immagini della scuola di Amatrice ristrutturata e messa a norma, almeno sulla carta, nel 2012, che però ha avuto più o meno lo stesso destino di case molto più datate. Quando parlavo di assumersi la responsabilità, c'è anche questo. Anche nel terremoto dell'Aquila abbiamo visto che le azioni sismiche attese dalla normativa, cioè quello che ci dice che la normativa tecnica, che ci dice che la possibilità, la forza, diciamo, del terremoto in realtà è molto superiore, cioè molto inferiore a quello che poi si è verificato realmente con il terremoto. Qui ad Amatrice sembra la stessa situazione, almeno da una prima stima degli accelerogrammi registrati dalla rete accelerometrica nazionale. Quindi anche questo è un altro aspetto, dobbiamo seriamente affrontare anche questo problema, cioè progettiamo realmente in sicurezza o no? Sì, assolutamente. Io la ringrazio per questo contributo, anche per aver fatto chiarezza sulla situazione della Valle Peligna, che in questo momento probabilmente non è di strettissima attualità, perché il terremoto nel Reatino e in provincia di Ascoli la fa da padrone, però è una cosa che ci interessa da vicino. Grazie, certo, a Paolo Di Marcantonio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché in queste ore si sta sollevando la polemica relativa alla tenuta degli edifici colpiti dal sisma. Da un lato le costruzioni più antiche in pietra, che hanno fatto sì che interi borghi fossero rasi al suolo, dall'altro il problema di Amatrice ed Accumoli, dove strutture appena ristrutturate, appunto, sono venute giù. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo, Alfonso Marcozzi, che ha citato Norcia come modello di ricostruzione antisismica e si è soffermato sulla situazione degli edifici scolastici di Teramo lesionati dal sisma. Elisa Leuzzo. Prevenire significa che c'è una programmazione a lungo termine, quindi ci vogliono soldi. Ci vuole uno stato delle conoscenze importante. Norcia è l'esempio lampante, dove è un intervento fatto secondo criteri antisismici, supportato da un'adeguata progettazione, da tecnici che conoscono il problema, da imprese che realizzano opere in maniera seria, il risultato è questo.
sono stati danni marginali, come è giusto che ci siano, danni a strutture secondarie, come è giusto che ci siano per un evento di questo tipo, ma quello che è la cosa importante, il crollo, quindi la salvaguardia della vita umana, è rimasta intatta, cioè nel senso che è stato salvaguardato l'uomo, è quello che interessa a noi ingegneri. Spiace sottolineare questa cosa, però un terremoto di magnitudo 6.0 con degli edifici come quelli che sono stati fatti a Norcia, ad Amatrice, sarebbe stata tutta un'altra cosa? Sicuramente sì, cioè con l'intervento del governo che c'è stato a Norcia dopo il sisma del 79, non ci dimentichiamo che poi sono stati fatti tutti gli interventi a metà degli anni 90, no? E certo che fatti anche ad Amatrice molto probabilmente non avremmo assistito a quelle immagini desolanti che ti prendono il cuore. Purtroppo stiamo parlando di strutture in pietrame con della farina purtroppo in mezzo e sono strutture estremamente fragili, poco duttili, e i risultati sono questi. Ha visto la scuola? La scuola l'ho vista da immagini, mi è sembrato che una parte è rimasta intatta, un'altra parte è venuta giù. Per problema di fondo è sempre lo stesso, che spesso quando c'è una ripartizione di soldi avviene attraverso una ripartizione a pioggia, piuttosto che sulla base di progetti, perché forse molto in mente quell'importo di cui ho letto sui giornali può darsi che non era sufficiente per raggiungere il risultato. Certo è che lascia tanta amarezza qualcosa del genere, insomma, perché magari la scossa invece delle 3.32 o 3.36 fosse successo durante il periodo scolastico, insomma, staremmo a parlare di altre cose. Teramo vicina, possiamo dire, per le scosse che abbiamo sentito, ma lontana alla fine dall'epicentro, ha subito dei danni purtroppo a due edifici scolastici, edifici pubblici, danni ancora non sono stati rilevati, qual è effettivamente la gravità dei danni, non ci hanno fatto entrare all'interno della scuola per riprendere appunto, per far vedere anche a lei insomma queste crepe, se sono importanti, rilevanti. Fatto sta che c'è una disposizione di interdizione dell'uso sia dell'Alessandrini che del Pascal di Teramo, scuole inagibili in gran parte degli edifici. Ma io il problema non lo conosco, ci troviamo qui in prossimità del Pascal, da quello che vedo esternamente stiamo parlando di danni a strutture secondarie e quindi penso che chi ha rilevato sta parlando di strutture secondarie, quando parliamo di strutture secondarie ci riferiamo alle tamponature. E in questa situazione, anche se il sisma non è eccessivamente importante, anche la distanza dall'epicentro va in questa direzione, però ci può stare, strutture realizzate in un certo periodo dove la sensibilità verso le strutture secondarie non era tale quella che c'è oggi, questo fenomeno ci può stare e si può verificare. Però dobbiamo stare attenti a non creare allarmismo. Il fatto che sia inagibile penso che sia un pezzo, un'aula, un pezzo della scuola, ma non è a rischio, cioè non stiamo interessando la parte strutturale, che è quella che a noi maggiormente ci interessa, quella a rischio crollo. Stiamo parlando di strutture secondarie, tipo cascare qualche pezzo di intonaco, ma viva Dio, ci può stare, non è quello il problema. Certo, qui parliamo. In laboratori però ristrutturati di recente, consegnati solo 4 mesi fa, su cui sono stati spesi, sì, non è una somma rilevante, 150.000 euro, però sono stati consegnati solo 4 mesi fa e adesso sono nelle condizioni stesse dopo il terremoto del 2009. Allora, voglio fare un passo indietro a proposito dei soldi, perché qui c'è un problema di fondo grosso. Io ho la sensazione che prima si stanziano i soldi e poi si faccia il progetto e questo è un male tutto nostro, non c'è programmazione, non c'è un'analisi attenta delle esigenze del problema. Allora, la cifra che è stata stanziata mi sembra una cifra ridicola, che tale da poter intaccare e quindi migliorare un comportamento sismico e struttura. Secondo me non si è intervenuto da quel punto di vista, molto probabilmente si è tornato a sanare, allora si è intervenuto su una struttura che ha subito delle lesioni, quindi parliamo di tamponature, si sono rimesse a posto, perché c'erano delle esigenze contingenti del momento di riaprire uno spazio, di dare disponibilità agli alunni e quindi c'era quell'impellenza, ma lì non si è fatto un intervento sulla struttura, perché penso che neanche allora, il 2009, ha subito danni di natura sismica, adesso non me lo ricordo, quindi stiamo parlando di interventi su strutture secondarie e quello che è successo oggi può succedere anche dopo domani, perché magari ti troviamo di fronte a una scossa dello stesso magnitudo, risistemiamo l'intonico, magari ci mettiamo pure la rete, ma per altri tipi di comportamento si possono ripresentare delle lesioni e vabbè, ci possono stare, dispiace ma ci possono stare.
In queste ore prosegue l'attività di monitoraggio degli edifici scolastici proprio a Teramo, lesionati dal sisma di mercoledì. Questa mattina c'è stata un'altra riunione in provincia. Ascoltiamo il presidente Renzo Di Sabatino. Presidente, oggi il tavolo in prefettura e ulteriori sopralluoghi negli edifici dell'Istituto Pascal di Teramo e anche all'Alessandrini. Sono lesioni che si sono provocate agli intonaci, alle tramezzature, rispetto alle quali ho già dato incarico agli uffici di predisporre tutti gli atti per fare dei lavori in somma urgenza per ripristinare, diciamo, una funzionalità. In via precauzionale abbiamo chiuso alcune aule, l'auditorium e la palestra al Pascal e un piano lì all'Alessandrini. Stiamo adesso cercando di reperire, insomma, delle imprese per fare con una certa celerità i lavori per evitare, diciamo, disagi alla riapertura dell'anno scolastico. Quale intervento è stato fatto nel 2015 e la riconsegna dei lavori solo 4 mesi fa al Pascal? Sono lavori per 100.000 euro che hanno riguardato lavori di riparazione danni dal precedente terremoto e non di adeguamento sismico. Adesso rifaremo dei lavori di riparazione, in questo caso li rifaremo in somma urgenza e poi vedremo, insomma, di ottenere dei finanziamenti per un adeguamento migliore di tutte le scuole. Ma il problema degli adeguamenti sismici degli edifici pubblici è un problema che riguarda naturalmente tutta Italia. Allo stato, criticità strutturali nelle nostre scuole rispetto al periodo precedente il terremoto non ce ne sono. Per il ministro dell'Interno Angelino Alfano, l'esperienza del terremoto dell'Aquila ha insegnato un modello di soccorso che ha funzionato molto bene, lo ha detto oggi visitando il campo base dei Vigili del Fuoco di Arquata del Tronto. Il sistema di protezione civile italiano, ha sottolineato il ministro, può dare lezioni a livello internazionale e mondiale. Il sistema dei soccorsi ha avuto una reattività immediata e un'efficienza straordinaria. E a proposito di campi base, parliamo di quello abruzzese perché sono arrivate le parole del sottosegretario Mario Mazzocca. Nel nostro campo, ha detto Mazzocca, siamo in grado di ospitare circa 250 persone, ormai siamo al completo. Stiamo dando alloggio ai cittadini che in larga parte provengono da Accumoli e dalle sue frazioni, ma anche a turisti che in diversi casi non hanno potuto riprendere la via di casa perché hanno perso qui i loro cari. Così il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, con delega alla protezione civile, appunto, Mario Mazzocca, descrive la situazione all'interno del campo Abruzzo, allestito a Grisciano, una delle 17 frazioni di Accumoli. Un grazie di cuore, dice Mazzocca, ai nostri dirigenti e funzionari e ai nostri volontari per la competenza, la dedizione e la tempestività con il quale hanno svolto il loro lavoro e ovviamente continuano a svolgerlo. E alcune famiglie di Amatrice e Accumoli verranno ospitate nelle New Town dell'Aquila. Le assegnazioni degli alloggi stanno avvenendo proprio in queste ore. Giorgio Alessandri. Sin dall'immediato post-sisma che ha colpito Amatrice ed altri comuni e frazioni umbri e marchigiani, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha lanciato l'appello. Subito a disposizione 250 alloggi del progetto Case per gli sfollati che ne avessero bisogno e ne facessero richiesta. E a 2 giorni dalla tragedia che ha colpito il centro Italia e commosso il mondo intero, arrivano già le prime assegnazioni. Abbiamo ricevuto delle richieste da parte dei cittadini di Amatrice ed Accumoli di mettere a disposizione immediatamente l'ospitalità e siamo ovviamente in contatto con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e in accordo con loro stiamo procedendo a delle prime assegnazioni emergenziali. Ovviamente gli elenchi di queste persone che ci accingiamo ad ospitare verranno poi trasmessi al Dipartimento per il necessario raccordo. Molti ricordano le polemiche dei mesi scorsi e delle scorse settimane legate al progetto Case. Centinaia di alloggi sono sotto sequestro perché costruiti male e ultimamente è riesplosa la grana delle maxi bollette per le utenze. Una questione è quella della rendicontazione dei consumi, di cui però non si parla. Una questione è quella della rendicontazione dei consumi, di cui ora non si parla, come è normale che sia in una fase di emergenza, e di cui probabilmente si farà carico, chiaramente per gli sfollati di Amatrice ed Accumoli, la protezione civile.
Viaggio all'interno del centro operativo comunale della Protezione Civile dell'Aquila, da dove si lancia un appello a non inviare più beni di prima necessità nelle zone terremotate, perché i magazzini e i centri di raccolta sono già pieni di materiali. Da due giorni è aperto 24H per fornire assistenza tecnica e supporto agli operatori e associazioni di volontariato intervenute per il terremoto che ha colpito il centro Italia, oltre che per monitorare la situazione in città, perché il mostro del terremoto ha devastato i paesi dell'Amatriciano e dell'Ascolano, ma dal 2009 ha lasciato profonde ferite anche all'Aquila, dove si è subito attivata la macchina per fornire sostegno a coloro che ne avessero avuto bisogno. Iniziato immediatamente, il COC alle 4 era già costituito, avevamo già tutte le funzioni attivate e un numero di personale alle 4 già di 30 persone, perché tutti quanti si sono attivati e sono arrivati immediatamente. Quindi abbiamo attivato tutta quanta la struttura, da una parte la struttura legata proprio al comune e dall'altra parte tutto il mondo del volontariato, perché immediatamente abbiamo presidiato tutte quante le aree di attesa più importanti del comune dell'Aquila, in particolare nel centro storico, in maniera che ci fosse un punto di riferimento per la popolazione e avessero subito delle informazioni coordinate da noi. Eravamo coordinati via radio con i volontari già dalla sera precedente, perché erano stati tutti quanti attivati per la perdonanza, e quindi abbiamo avuto immediatamente il riscontro con tutte quante le nostre organizzazioni. Quindi abbiamo aperto anche delle aree di accoglienza, perché Murata Gigotti e Piazza d'Armi erano già pronte ed operative già alle 5:30 come punto comunque di accoglienza per la popolazione che avesse avuto bisogno di informazioni e anche di qualche genere di prima necessità. L'aeroporto di Preturo alle 5:20 era già operativo e quindi sono cominciati ad arrivare i soccorsi anche attraverso l'aeroporto. Da qui si coordina anche l'invio degli aiuti e dei beni di prima necessità, anche se dalle zone del terremoto l'invito è quello di non inviare ulteriormente cartoni e casse di vivere e scatolame, perché i centri di raccolta sono stracolmi, grazie all'enorme solidarietà che hanno dimostrato tutti gli italiani. Attualmente nelle zone terremotate arriva la notizia di non portare più niente, in quanto i beni di prima necessità sono già le necessità abbastanza soddisfatte, quindi evitiamo di colpare magari ulteriormente il sistema. Cambiamo per un attimo argomento, perché sono riprese questa mattina le ricerche del 24enne pennese Claudio Basilavecchia, disperso ormai da 3 giorni nel mare antistante la spiaggia della riserva naturale di Punta Aderci a Vasto. Militari della Guardia Costiera hanno perlustrato la costa, per ora senza risultati. Ieri mattina il personale del primo nucleo subacqueo ha scandagliato gli scogli e il tratto di mare, mentre dall'alto è intervenuto anche l'ATR-42 decollato da Pescara. Di Claudio Basilavecchia però non c'è alcuna traccia. Il ragazzo era il quarto di una comitiva di amici arrivata mercoledì a Vasto da Penne per trascorrere una giornata di vacanza al mare. Giornata che però si è trasformata in tragedia, perché tra le onde ha perso la vita Marco Riccitelli di 29 anni. Molto probabilmente i due ragazzi non ce l'hanno fatta a tornare a riva a causa della forte corrente. Il fratello di Marco si è salvato perché è riuscito ad aggrapparsi ad un palo dei trabocchi di Punta Aderci. Stessa sorte per un turista di Lecco, anch'egli salvo per miracolo. Attualmente, oltre all'aereo Manta, sono impegnate 2 motovedette classe 800 e il nucleo subacqueo arrivato da Napoli. Sul posto ci sono anche i familiari del ragazzo disperso. E nell'ambito di un progetto nazionale presentato oggi a Pescara, il SIA, Sostegno per l'Inclusione Attiva, che prevede per l'amministrazione pescarese 490.000 euro da spendere in 3 anni per le famiglie disagiate. Paolo Renzetti. Una misura rivolta all'inclusione sociale delle persone in difficoltà economica. Questo il SIA, Sostegno per l'Inclusione Attiva e misura di contrasto alla povertà, che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o donne in gravidanza. Il progetto durerà 3 anni e vedrà l'impiego di 490.000 euro. È un sostegno per le famiglie poverissime, perché le famiglie che potranno accedere, dal 2 settembre potranno andare al comune di Pescara e farlo, ma potranno andare anche negli altri comuni dell'Abruzzo, le famiglie dovranno avere un reddito pari o inferiore a 3.000 euro, con un minore a carico, con un disabile a carico o con una donna in stato di gravidanza. Quindi le famiglie proprio davvero
più povere. Purtroppo ce ne sono molte, abbiamo stimato per tutta la regione infatti 17 milioni di euro proprio per queste famiglie poverissime che, ripeto, verranno aiutate con un sostegno economico ma che a loro volta dovranno seguire un percorso per uscire dalla loro esclusione. Qualche giorno fa abbiamo presentato il progetto Mi impegno per Pescara del valore di 150.000 euro, oggi presentiamo questo progetto di inclusione attiva a 500.000 euro nel triennio. Fra qualche settimana parteciperemo al bando di Abruzzo Inclusione della Regione Abruzzo. Tutti questi progetti sono finalizzati a fare in modo che all'interno delle famiglie o delle singole persone vi sia la possibilità di ritornare ad avere un percorso lavorativo, per cui si potrà accedere a questi fondi stipulando insieme ai servizi sociali del comune un protocollo d'intesa e un percorso perché queste persone utilizzino queste disponibilità ma abbiano volontà di volersi impegnare nel fare qualcosa. E questa sera alle 19 ci sarà la serata dedicata alla memoria del collega Antonio Recanati con la prima edizione del premio giornalistico dedicato proprio a lui. Ricordo di Antonio Recanati, il nostro collega che viene ricordato, onorevole Fusilli, in questa tre giorni a Loreto Aprutino, una presenza importante la sua anche per testimoniare la vicinanza anche della politica, degli amministratori al nostro collega che ha operato sempre sul territorio con grande impegno. Una testimonianza innanzitutto di stima personale per quello che Antonio ha fatto nella sua carriera e nella sua vita. E poi ci tengo molto ad esserci perché è bello che da una vicenda dolorosa, soprattutto per i suoi familiari, nasca un percorso che non serve solo a ricordare Antonio, ma a realizzare quello che Antonio voleva, cioè la valorizzazione del territorio. Per quello ha speso la sua vita professionale ed è bellissimo che innanzitutto il figlio, i familiari, la comunità di Loreto Aprutino, la municipalità abbiano sostenuto questo desiderio che oggi diventa realtà. Lui non era il giornalista delle parole, ma nel suo servizio, anche se compariva un attimo, riusciva a comunicare anche con la sua persona. Quindi e questo gli è riconosciuto. Credo che un'iniziativa del genere, oltre che far bene a tutti quanti lo conoscevano, fa bene allo stesso territorio di Loreto ma a tutto l'Abruzzo, perché è l'ulteriore servizio che Antonio propone quest'anno, in questi giorni, il 26, 27 e 28 di agosto, e si ripeterà sicuramente negli anni. Quindi Antonio continuerà il suo lavoro, ma soprattutto lui sarà contento e sono sicuro che sarà presente. Stefano Recanati, quanto si è orgogliosi di avere un papà così stimato non solo dai colleghi, dai giornalisti abruzzesi, ma anche dal mondo politico, dal mondo degli amministratori, dai concittadini, dagli abitanti di Loreto? Tantissimo, tantissimo, e fa molto onore anche vedere la vicinanza proprio delle amministrazioni, dei politici, e quindi ci sentiamo molto orgogliosi, come io ma come la società Vestina, quindi siamo molto soddisfatti e cercheremo di portare a termine questa manifestazione nel miglior modo e di creare qualcosa di importante sia per Loreto ma anche per il mondo del giornalismo. E apriamo adesso la pagina dello sport, cominciamo dalla Serie A, dal Pescara che domenica sera alle 20.45 nella seconda giornata di campionato sarà di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, che proprio ieri sera al Maracanã di Belgrado ha centrato la qualificazione ai gironi di Europa League. Pescara che potrà contare anche su Alberto Aquilani, arrivato ieri pomeriggio al Poggio degli Ulivi, poi anche parlato l'ex centrocampista dello Sporting Lisbona, tra gli altri anche il presidente Sebastiani, che ascoltiamo in una pillola insieme ad Aquilani, che dice con lui il mercato in entrata è chiuso. Non è stata una trattativa semplice, ma la mia voglia è sempre stata quella di venire qui. Ringrazio il presidente Sebastiani, ringrazio Edoardo perché hanno spinto a portarmi qui, ringrazio il mister che mi ha voluto fortemente. Io credo moltissimo in questa avventura che sta partendo e quindi penso che sia per me la scelta più giusta da fare. L'allenatore che già l'altro anno ha dimostrato la sua qualità, parlandoci al telefono mi ha trasmesso una carica incredibile, tutti me ne parlano bene, approccia il gioco del calcio come lo approccio io, e quindi gli piace giocare, gli piace impostare sempre il gioco, gli piace, eh, gli,
piace giocare bene, o almeno provarci. E gli piace pure vincere, spero. E niente, quindi sicuramente Oddo è stato determinante. Non ti nascondo che io, appunto, tramite Edoardo, ho parlato con altre squadre, ma non c'è mai stato dubbio. Cioè io, sì, sì, in Italia, all'estero, ma non c'è stato mai nessun dubbio, ma non proprio per questo, perché l'allenatore mi ha dimostrato che la pensa come me, e quindi sono arrivato. Ovvio che poi le chiacchiere le porto io al vento, se non si fa bene dentro il campo stiamo parlando del nulla, e quindi le basi ci sono, adesso poi starà a me. È chiaro che per una neopromossa non è mai semplice attirare, avere appeal rispetto a un giocatore di queste caratteristiche. Però sono convinto, come diceva lui, che si inserisce in un gruppo già molto forte e lui può essere un valore aggiunto importante, come lo saranno gli altri che sono appena arrivati. Per noi il mercato è praticamente chiuso, poi da qui al 31 magari potrà pure succedere qualche altra cosa, ma siamo già abbastanza al completo e penso che la squadra, proprio per dar merito a quelli che c'erano, abbia dimostrato in campo, se ce n'era bisogno, che è una squadra già competitiva. E tra i nuovi arrivi in attacco c'è anche Pepe, l'ex giocatore di Juventus e Chievo Verona, è stato presentato ieri mattina, giocatore che proprio in Abruzzo ha cominciato la sua lunga carriera calcistica. Simone Pepe a Pescara, un gradito arrivo per un giocatore nato calcisticamente nella nostra regione, tutti ti ricordano a Teramo, giovanissimo ma già grande protagonista. Sì, per me è un ritorno in una regione che tra virgolette amo, perché comunque è stata la mia partenza e mi ci ritrovo a giocare a 33 anni in una piazza come Pescara, che è una piazza che ho sempre ritenuto una bella piazza. Di Teramo ho un ricordo fantastico perché è stata la mia prima esperienza ed è stato un anno fantastico. Abbiamo rischiato di andare in B con una squadra che sulla carta era una squadra normalissima, per cui torno veramente con tanto entusiasmo. Da Teramo a Pescara, dopo tanti anni, arrivi in una piazza importante, in una squadra che è tornata in Serie A dopo 4 stagioni e che nella gara d'esordio ha messo in grossa difficoltà il Napoli. Avrai ovviamente seguito la gara con i partenopei. Ma diciamo che ho seguito il Pescara anche lo scorso anno e ho visto che giocava meravigliosamente a calcio e speravo, che è stato anche uno dei motivi perché comunque mi ha spinto a trovare l'accordo col Pescara. E il mister, me ne avevano parlato benissimo, la squadra è molto giovane ma ha giocatori molto forti e abbinati a 4-5 giocatori di esperienza possiamo arrivare alla nostra salvezza. A proposito di esperienza, a Pescara ci sarà anche Alberto Aquilani, che tu conosci bene. Sì, un giocatore vabbè, che non c'è bisogno di spiegare caratteristiche, un giocatore che ci può dare una grossa mano, un giocatore che ha giocato palcoscenici importanti, per cui è il benvenuto, lo aspettiamo a braccia aperte. Simone Pepe, quale ruolo cercherà di ritagliarsi in questo Pescara? Ma io sicuramente posso fare sia la mezzala che l'esterno, la mezzala che il trequartista, ho fatto anche l'attaccante centrale, posso fare un po' tutti i ruoli, poi il mister deciderà senza nessun problema. Parliamo di campionato perché domenica si torna in campo e questa gara difficile, molto difficile sulla carta in casa di un Sassuolo che sta andando a mille. Infatti quello che dicevo prima ai tuoi colleghi è che abbiamo fatto la prima molto bene, però adesso dobbiamo calmarci un attimino. Torniamo un attimo tranquillamente dopo il buon lavoro fatto domenica, perché domenica a Sassuolo ci aspetta una partita difficilissima. Loro esprimono un buon calcio da 3 anni, è vero che stasera giocheranno al Maracanã di Belgrado per la Coppa UEFA, però sarà una partita difficilissima e noi dobbiamo farci trovare pronti come è stato domenica col Napoli. E i tifosi del Crotone domenica non saranno a Pescara per la prima casalinga della squadra rossoblu, ma acquisteranno comunque i biglietti della partita per sostenere la causa di solidarietà a favore delle zone terremotate. Questa è la decisione presa dal gruppo del tifo organizzato Curva Sud in occasione di Crotone-Genoa, seconda giornata di campionato con, lo sapete, il Crotone che giocherà la prima in casa proprio allo stadio Adriatico. In una nota i tifosi confermano la loro forma di protesta contro la scelta di giocare in campo neutro la prima gara interna del campionato di Serie A, vista l'indisponibilità dello stadio Ezio Scida. Ma dopo la decisione
si legge, della nostra dirigenza di devolvere l'intero ricavato della partita alle vittime del terremoto, abbiamo deciso di acquistare comunque italiani della gara al prezzo di 5 euro e, nonostante la nostra assenza, contribuire in modo massiccio ad aiutare chi è stato colpito da questa grande sciagura. Gli ultras del Crotone invitano l'intera popolazione del centro calabrese a condividere questo gesto per una giusta causa ed augurano ai fratelli del centro Italia una pronta ripresa. E scendiamo in Lega Pro perché domani inizia anche il campionato di terza serie. Esordio per il Teramo al Tullio Saleri di Lumezzane contro i lombardi allenati da Antonio Filippini questa mattina, dopo la rifinitura conferenza stampa di Lamberto Zauli, che parla dell'esordio in campionato, delle condizioni di Mirko Petrella, e si aspetta ancora qualcosa, qualche movimento di mercato a centrocampo. Lo ascoltiamo. In mezzo al campo ho detto appunto che ormai è arrivata la giornata che aspettavamo dal 13 luglio, perché ormai è un mese e mezzo che ci alleniamo a prescindere dalla partita di Coppa Italia. Ma ci siamo allenati, siamo stati un mese e mezzo di allenamenti proprio per arrivare pronti, il più pronti possibile a questa partita. Quindi la nostra determinazione, le nostre motivazioni devono scendere subito in campo, perché se vogliamo essere protagonisti lo dobbiamo essere da subito, e quindi mi aspetto una partita di grande concentrazione, di grande determinazione. Poi potranno arrivare le difficoltà come è normale in tutte le squadre, ma se abbiamo la mentalità di poterle superare mentalmente, possiamo e dobbiamo andare a fare una buona partita già a Lumezzane. Ci sono i normali dubbi che penso che ogni squadra abbia quando tu non hai un grosso storico alle spalle. Noi fondamentalmente, a prescindere da qualche amichevole fatta bene o qualcuna fatta meno bene, sicuramente hai una sola partita ufficiale, fatta oltretutto quasi un mese fa. Quindi è chiaro che, non avendo uno storico, hai i dubbi, la curiosità e la volontà di vedere già una squadra pronta come compattezza, come equilibrio, come voglia di andare a vincere già dalla prima. Mirko ha saltato il primo giorno facendo ancora cure, poi ha fatto tutta la settimana col gruppo, quindi è assolutamente a disposizione per la partita. Vogliamo prendere un giocatore che sia importante, per il gruppo, per la qualità d'allenamento, per la qualità delle partite. Quindi sapevamo già che l'addio di Stefano voleva dire l'arrivo di un centrocampista. No, ne abbiamo parlato più di una volta, poi è chiaro che il presidente era contento della partita di Perugia, allora pensava che fossimo a posto così, invece purtroppo ne facciamo 38 di partite, quindi penso che il centrocampista è uno di quei ruoli dove penso che alla fine dell'annata anche quello che gioca meno fa 20 partite, perché è un ruolo importantissimo e sempre sono quelli dove rischiano qualche infortunio in più, qualche ammonizione in più, e quindi spendono tanto durante una partita, quindi avere delle buoni ricambi a centrocampo penso che dia grossa qualità ad una squadra. E questo era il nostro ultimo servizio, la seconda edizione del nostro telegiornale questa sera alle ore 19. Per il momento grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.